Samitesi, buongiorno. Purtroppo per la nostra cittadina il Natale è stato rovinato da brutte notizie riguardanti la salute di diversi concittadini. Quella di oggi è una comunicazione urgente, dettata da una notizia straordinaria che ci ha colpiti tutti la mattina di Natale. Il sindaco di Bisceglie è stato colto da malore nella propria abitazione ed è stato sottoposto urgentemente alle cure mediche del nostro ospedale. Nel corso della giornata le sue condizioni si sono aggravate, tanto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva e poi il trasferimento all'ospedale di Pordenone. La giunta comunale, in costante contatto con i familiari, si è riunita per valutare la situazione e assumere i provvedimenti del caso e al contempo sono stati prontamente informati la Presidente del Consiglio comunale e tutti i capigruppo e le altre istituzioni. Già nella tarda serata di ieri siamo stati informati che il quadro clinico si era fatto più incoraggiante. Una situazione confermata questa mattina in seguito agli ulteriori accertamenti a cui il sindaco è stato sottoposto, che hanno anche escluso il contagio da Covid. In accordo con i familiari, sentito il dottor Tommaso Pellis, direttore della struttura complessa di anestesia e rianimazione di Pordenone, vi informo che le condizioni del sindaco sono in miglioramento, tanto da aver permesso il suo trasferimento dalla terapia intensiva. Ci sentiamo dunque di esprimere un cauto ottimismo. Io personalmente e la giunta ce ne rallegriamo, sapendo di interpretare il sentimento unanime di vicinanza di tutte le sambitesi e i sambitesi e non solo. In queste ore sono giunti davvero tantissimi messaggi di vicinanza per il sindaco e per la sua famiglia, mostrando una volta in più come questa comunità sappia unirsi per far fronte comune nelle situazioni di difficoltà. Volevo rassicurare che continueremo a monitorare la situazione e a garantire ogni atto e provvedimento necessario alla continuazione dell'attività dell'amministrazione comunale. Interpretando lo stesso volere del sindaco, confermiamo gli impegni in agenda, a partire dalla riunione di giunta convocata per lunedì 28 dicembre, così come per il Consiglio Comunale di mercoledì 30, che si riunirà per assumere importanti provvedimenti, primo fra tutti l'approvazione del bilancio di previsione.